Ciao amici della fattoria, oggi ci vediamo qui direttamente dal giardino della fattoria di Mia Lisa perché sono in fiore, come potete vedere, i nostri alberi da frutto. In particolare io sono qui davanti a un bellissimo susino, già come vedete tutto fiorito. Sono qui che entrano in gioco le api e tutti gli insetti impollinatori. Come sapete, infatti, la maggior parte delle piante da frutto hanno un'impollinazione entomofila. Significa che gli insetti, attraverso il loro lavoro incosciente, ma soprattutto incostante, permettono ai granuli pollinici di fecondare l'ovario e gli ovuli della pianta in modo che la pianta possa produrre seme e, per la nostra felicità, il frutto. Ma vi faccio una domanda: perché proprio le api? Ci sono farfalle, ci sono altri insetti impollinatori, tantissimi. Perché proprio le api? Cioè, perché fissarsi sulle api e sull'importanza delle api quando ce ne sono tanti altri? La soluzione alla domanda sta nel comportamento selettivo delle api. Le api che vedete in giro a cercare polline e nettare sono bottinatrici. La bottinatrice che trova una importante fioritura torna all'alveare, passa l'informazione di ape in ape. Tutte insieme iniziano la raccolta di quella tipologia di nettare. Finché quella tipologia di nettare viene trovato, tutte le api continuano a raccogliere solo quella specifica tipologia, che ovviamente viene da piante dello stesso tipo. Questo comportamento permette agli apicoltori di raccogliere miele monoflora, ma non solo in quel momento. Le api stanno impollinando quella tipologia di pianta, in quanto stanno spostando il medesimo polline sui fiori dello stesso tipo di pianta, con una riuscita del 100%. La stessa cosa non fa la farfalla, che vola di fiore in fiore, ma molto voracemente beve nettare e si posa su fiori diversi, senza attuare il comportamento selettivo tipico delle api e quindi con una minore percentuale di riuscita di impollinazione. Allora amici, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per vedere i miei prossimi video. Ciao ciao!